Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su MotoGP 2015 per un nuovissimo episodio. Ok ragazzi, dopo la bella prestazione in Spagna, non vi dico come siamo arrivati così potete andarvi a vedere il video tranquillamente, non vi voglio spoilerare nulla. Abbiamo raccolto nuovi pacchetti dati per potenziare la moto e oggi iniziamo un nuovo Gran Premio, ma prima ragazzi voglio andare a vedere un attimo nella mia camera gli oggetti che abbiamo sbloccato la volta scorsa, perché abbiamo praticamente sbloccato un nuovo casco, anzi dei nuovi caschi. Oh, abbiamo quello italiano ragazzi. Ok, questo qui che avevamo già, questo qua invece l'abbiamo sbloccato adesso. Ma io però per il momento terrei quello che abbiamo usato fino adesso. Vediamo gli stivali. Ah ok, abbiamo sbloccato questi qua che sono un po' più neri rispetto a quelli che abbiamo già. No, va bene così. E i guanti, fatemi vedere. Ah ok, più o meno stessa roba. No vabbè, allora teniamo ragazzi lo stesso abbigliamento dell'ultima volta. Perfetto, allora direi di andare subito alla gara. Ragazzi, oggi corriamo nel Gran Premio di Le Mans, quindi in Francia. Queste qui sono le impostazioni gara. Ragazzi, per il momento non modifico ancora nulla. Questi qui sono gli aiuti alla guida. Iniziamo subito la gara. Ragazzi, ci vediamo nei box del Gran Premio di Le Mans. Ok ragazzi, eccoci qua ai box. Sta diluviando a Le Mans, quindi non è detto che non magari riusciamo a portare a casa una vittoria oggi o comunque un podio. Andiamo subito a potenziare un attimo la moto. Allora abbiamo due pacchetti dati, ma io li userei quasi quasi ragazzi per il telaio. Entrambi per il telaio, così portiamo il telaio al livello 2. Perfetto. Ok, con la pioggia così diciamo che i piloti guidati dal computer, dall'IA, dovrebbero andare un pochettino più lenti e quindi dovremmo essere in grado di rimanere con il primo o comunque i primi. Allora, vediamo cosa posso chiedergli. Sì, più gas nei rettilinei. Perfetto. Ok, confermato. Allora ragazzi, scendiamo in pista per il giro di prova. Ok ragazzi, eccoci qua per il giro di qualifica, non il giro di prova, mi sono sbagliato, chiedo scusa. Cerchiamo di fare una bella qualifica, al massimo ragazzi se il primo giro non andrà tanto bene ne farò un altro. Sulla pioggia però abbiamo fatto vedere di essere forti, perché quando non avevamo ancora una moto competitiva ad Austin, nel secondo Gran Premio della stagione, siamo riusciti ad arrivare terzi. Ragazzi, peccato per la penalità che avevamo, che ci ha retrocessi in quarta posizione. Ok, qui dobbiamo migliorare un attimo quelle curve lì e impostarle in un altro modo. Perfetto, iniziamo il giro lanciato. Ok, l'altra volta ragazzi abbiamo portato a casa una fantastica pole position. Beh, che ho fatto 6 o 7 giri mi sembra. Attenzione, frena, bravo. Ok, ok. Qui bisogna chiedere all'ingegnere. Ragazzi, devo parlare con l'ingegnere qua, perché... Ok, sono pure volato per terra. Allora, usiamo il rewind qua. Beh, che mi ha anche toccato il tipo lì, eh. Però dicevo, devo parlare un attimo con l'ingegnere, perché mi serve maggiore velocità nei cambi di direzione. Ok, ok. Vai, la pinna. L'acqua è il tuo elemento. Casco rosso intanto, ragazzi, eh. Casco rosso. Beh, che probabilmente... siamo i primi a fare un giro lanciato su questo tracciato, quindi per quello che ci danno il casco rosso. Ok, ok, vai la pinna. Speriamo che magari continui a piovere a questo punto durante tutto il weekend di gara, ragazzi, perché non è detto che poi magari la domenica non decida di venire fuori il sole. Larghi di nuovo qua. Attenzione all'erba sintetica. Mamma mia, sento vibrare tantissimo il pad, ragazzi. Sento vibrare tantissimo il pad. Ok, altro rettilineo lunghissimo qui a Le Mans. Ok, qui mi ricordo che c'è la S veloce in cui qualche anno fa Simoncelli, il nostro caro Simoncelli, aveva fatto praticamente volare Pedrosa in gara. Mamma mia, che volo che gli aveva fatto. L'aveva passato all'esterno e gli aveva stretto la traiettoria. Ok, attenzione. Ah, caspita, sono andato giù. Sono andato giù. Niente, ragazzi, allora penso che farò più di un giro.
Gli altri probabilmente li farò a telecamere spente. Purtroppo non abbiamo altri rewind, quindi questo giro qua sarà un giro pessimo. Però almeno abbiamo dato un'occhiata al tracciato. Ok, dobbiamo stare attenti a non scherzare troppo con il fuoco. Ok, sì, beh, siamo in testa perché siamo i primi a fare un giro lanciato qua. Ragazzi, torno ai box, parlo un attimo con l'ingegnere, sistemo le ultime cose e ci vediamo a fine qualifica. Ok ragazzi, eccoci qua, sono tornato ai box, ho parlato prima un attimo con l'ingegnere che mi ha effettuato le modifiche prima che facessi il giro lanciato. Ne ho fatti altri 3 o 4 ragazzi di giri, vi faccio vedere come sono messo e poi andiamo direttamente alla fine della qualifica. Guardate che roba ragazzi, sono di nuovo davanti a tutti. Perfetto, vediamo, facciamo scorrere un attimo il tempo per vedere se riusciamo a rimanere davanti a tutti. Siamo 2 decimi più veloci a tutti. Non so ragazzi se sono gli altri che vanno piano o è l'ingegnere che ha rubato magari la moto, una moto performante a qualche team. Ragazzi, sì, portiamo a casa un'altra fantastica pole position. Probabilmente perché piove ragazzi, allora l'IA diciamo si trattiene un po' di più. Perfetto, allora anche qua in Francia partiamo dalla pole position. Vediamo la gara, sarà pioggia leggera. Ok, perfetto. Perfetto, passiamo direttamente. Anzi, aspettate un attimo. No, ok, passiamo direttamente alla gara perché ho sbloccato un pacchetto dati e volevo utilizzarlo, ragazzi. Ok, ok, saltiamo tutto. Passiamo al livello 7, abbiamo sbloccato un nuovo pilota. Perfetto. Ok, ragazzi, eccoci ai box. Mi sembra che non stia piovendo, però la pista è comunque bagnata. Allora, come vi dicevo prima, andiamo nel... nella modifica alla moto. Abbiamo un pacchetto dati, caspita, se gli altri due li utilizzavamo qua potevamo già migliorare il motore. Va bene, non importa. Sapete cosa facciamo? Ma dove caspita sono finiti gli altri due? Ah, ok, 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 perfetto, li ho utilizzati sul telaio. Allora questo qua lo utilizziamo nei freni, ragazzi. Perfetto, miglioriamo anche i freni così possiamo effettuare staccate più potenti. Perfetto, scendiamo in pista e ci vediamo sulla griglia di partenza. Ok ragazzi, eccoci sulla griglia di partenza. La pinna parte di nuovo dalla pole position per la seconda volta consecutiva. Di fianco abbiamo Kent, che è il leader del mondiale piloti per il momento. Possiamo skippare tutto. Perfetto, guardate che bellissimo l'effetto bagnato sulla nostra moto e sulla tuta. Cerchiamo di partire bene ragazzi, oggi il podio è un must. Dobbiamo cercare di portarlo a casa. Kent e Oliveira naturalmente hanno uno spunto migliore di noi. Navarro viene a romperci le scatole. Sulla destra Quartararo prova a insidiarci. Ok, ok, non passi Quartararo. Perfetto, mamma mia. Ok, ottima S. Andiamo anche un attimo sul cordolo. Mamma mia, si impenna un attimo la moto. Si impenna un attimo la moto. Navarro e Quartararo provano a inserirsi. Intanto Vignales li segue a ruota. Io dall'esterno li rimetto dietro ragazzi, guardate che sorpasso. Perfetto, siamo in terza posizione. Siamo in terza posizione. Ok. Ok. Ok, diamo una sportellata a Navarro che tenta sempre di passarci. Mamma mia che duello, gomito a gomito. Perfetto, io freno un attimo prima di lui. Mamma mia, Quartararo come prova a inserirsi. Ok. Ok, abbiamo la sua ruota praticamente infilata nella schiena. Ok, guardate come si appoggia, guardate che roba. Vai, vai, visto che è la moto che va di più, vai. Ok, ottimo, vai la pinna. I primi due intanto se ne stanno andando, devo darmi anche una svegliata ragazzi, perché i primi due se ne stanno andando. Ho cambiato un attimo la visuale, l'ho messa un po' più distante dal pilota, se avete visto. Ok, cordolo interno, devo frenare tantissimo, se no rischiamo di cadere. Perfetto, perfetto. Ok, ultime due curve finali. Cordolo, evitiamolo. Mamma mia, perdiamo un attimo il controllo. Ok. Pacchetto dati sbloccato, ragazzi. Tanto dietro... vedo che stanno cercando di insidiarsi. Mamma mia, chi è quello lì? Chi è quel pazzo? Chi è quel pazzo che ci tocca in continuazione? Quartararo!
Mamma mia, che aggressivo. No, 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 no. Taglio qua. No, utilizzo il rewind, ragazzi, perché non si fanno queste cose. Non mi va. Non mi va. Ok, ripartiamo da qua. Perfetto. Lo rimettiamo dietro con una super staccata. Ok, siamo finiti un po' larghi. Un po' larghi, non importa. L'abbiamo comunque rimesso dietro. Mamma mia, non molla, ragazzi. Non molla. Che duello, che duello, ragazzi. Che duello spettacolare. Larghi di nuovo, ma non importa. Tanto i primi due sono galattici. Sono galattici, perché non riusciamo ad andarli a prendere. Beh, che questi due qua dietro mi fanno perdere un sacco di tempo. Mamma mia, la moto come si imbizzarrisce. Ok, dai, che siamo a metà del secondo giro. Siamo a metà del secondo giro. Abbiamo Oliveira davanti. Freniamo, freniamo. Cerchiamo di farla bene. Ok, ottimo, ottimo. Ottimo, intanto dietro non mollano. Abbiamo sempre Quartararo o Navarro. Adesso non so chi dei due lì vicino. Quartararo, è Quartararo che intanto ci ripassa. Ma noi con una super staccata di nuovo lo rimettiamo dietro. Ragazzi, oggi è la giornata delle super staccate. Interne, esterne, non importa, lo rimettiamo comunque dietro. Ok, un po' larghi qua, lui ci passa. Ok, pad che trema. Cordolo. Stavolta non possiamo rimetterlo subito dietro, ma lo attacchiamo sicuramente qua in fondo. Andiamo al contatto. Ok, ok, apri il gas, la pinna, apri il gas. Ok, sarà un arrivo in volata, ragazzi. Sarà un arrivo in volata. Ok, guardate come mi sta appiccicato. Guardate che roba. Mamma mia, che duello, che duello. Lo stringo per non farlo passare, ragazzi. Ok, iniziamo intanto l'ultimo giro. Un po' larghi qua. Mamma mia, ho rischiato il contatto. Ok, qua ho tagliato. Qua ho tagliato, chi se ne frega. Mamma mia, ho rischiato il contatto. Lui intanto riesce ad allontanarsi leggermente. Non perdiamo il controllo, ragazzi. Non facciamoci prendere dal panico. È lì, è lì, è lì. Ok, dai che lo riagganciamo. Lo riagganciamo. Ultimo giro, ragazzi, ultimo giro. Staccatona. Staccatona, li siamo praticamente appiccicati. La moto si imbizzarrisce, noi non ci importa, perché vogliamo quel terzo posto, ragazzi, che da tre gran premi che cerchiamo di prendercelo. Ok, contatto. Vediamo, no, esternamente non riesco a passarlo. Siamo lì, siamo lì, ragazzi, siamo lì. Ultimo giro da panico. Tutti in piedi sul divano, come direbbe Guido Meda. Tutti in piedi sul divano, ragazzi. Per un ultimo giro folle. Un ultimo giro folle. Eccolo, eccolo l'attacco, ragazzi. Eccolo, freniamo, usciamo bene da questa S. Perfetto, perfetto. Siamo terzi, ragazzi, siamo terzi. No, larghi, leggermente larghi qua. Trema tutta la moto, trema tutta la moto. Un leggero taglio, un leggero taglio. Mamma mia, che duello, che duello. Ok. Dai, dai, accelera la pinna, accelera. Dov'è, dov'è, dov'è? Volata. Sì, terzo posto, ragazzi. Terzo posto. Mamma mia, mamma mia, che roba, ragazzi. Mamma mia, che ultimo giro da tutti in piedi sul divano. Mamma mia, arriviamo a 3 secondi e mezzo dai primi. Però finalmente portiamo a casa un fantastico podio, ragazzi. Un fantastico podio. Perfetto, perfetto. In campionato saliamo e raggiungiamo la quarta posizione a 67 punti da Kent. Ok, la Honda continua a dominare quello costruttori. Ok, vediamo i punti esperienza. Perfetto, nuovo casco sbloccato, livello 8. Abbiamo sbloccato anche dei nuovi guanti, dei nuovi stivali. Perfetto, nuovo pilota, Jorge Navarro. Perfetto. Ok, vediamo quanti crediti ci... Scusate, quanti crediti ci danno. Caspita, per pochissimo non possiamo ancora prendere la KTM, mi sembra. Perché la Honda dovrebbe costare, mi sembra, sui 120.000. Va bene, non importa.
Forse oggi ok, finalmente festeggiamo. Stavolta non c'è nessuna penalità che ci possa togliere questo fantastico terzo posto. Il nostro ingegnere è super contento, ragazzi, per il risultato. Il nostro pilota sembra sempre incazzato, ragazzi. Non sembra mai soddisfatto del risultato finale. Ok. Perfetto, ragazzi. Eccoci tornati ai box. Intanto in MotoGP Lorenzo primo, Marquez secondo e Rossi terzo. In Moto2 Lowes, se non sbaglio. Vediamo cosa dicono di noi. Lowes porta a casa la vittoria. Vediamo cosa dicono di noi. Le Mans, la pinna terzo, sale sul podio. Vittoria per Kent. Radler, Joe sta dando prova di essere un pilota intelligente. Grande prova anche oggi. Perfetto, indiscrezioni, la pinna, la pista team è davvero tutto rose e fiori. A dispetto dei buoni risultati raggiunti insieme, sembra che Joe stia seriamente pensando di passare a un altro team, ragazzi. E le citazioni, cos'è che dice? Quartararo, era un sacco di tempo che non correvo una gara così tirata con un altro pilota. Posso confermare, ragazzi. Faccio un sacco di complimenti alla pinna, è davvero forte. Posso dire lo stesso di te, ragazzo. Posso dire lo stesso di te. Perfetto, ottima gara. Finalmente, ragazzi, portiamo a casa un podio che veramente ci meritavamo. Fatemi vedere un attimo cosa mi chiedevano. Mi sembra che non avevo nessun risultato da raggiungere, tipo posizione da raggiungere. Probabilmente sempre quarto posto, ragazzi. Va bene, non importa, chi se ne frega. Non ho visto, perché di solito quando aggiungi i crediti ce lo fa vedere. Ragazzi, bombardate di mi piace questo episodio di MotoGP, ragazzi, perché finalmente abbiamo raggiunto il podio. Portiamo a casa un fantastico bronzo. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su MotoGP 2015. Alla prossima, ragazzi!